Siamo online. Allora, buongiorno a tutti. Adesso lasciamo passare qualche secondo per dare maniera a chi ha piacere di collegarsi con questa diretta. E intanto vi spiego un attimino, siamo a Treviso, siamo nella sede di una importante multinazionale che opera nel settore della chimica. Poi naturalmente si presenteranno e ci illustreranno tutta una serie di lavorazioni che stanno, anzi di processi, di miglioramenti che stanno portando avanti. Noi stiamo facendo queste dirette perché vogliamo ribadire ancora una volta l'importanza per tutti i settori industriali di convertirsi andando verso processi sempre più ambientalmente sostenibili per arrivare possibilmente a quello che è, diciamo, un inquinamento zero, un'economia totalmente circolare ed esternalità negative che devono essere o assenti o compensate da dei controprocessi, appunto, che compensano eventuali esternalità negative. Avevamo iniziato questo ciclo che cercheremo di proseguire qualche mese fa. Avevamo visitato una bioraffineria, quindi una raffineria che non processa più il petrolio, ma processa oli che derivano da vegetali. Adesso partiranno anche con oli di derivazione animale, ma comunque biomasse, quindi non più il petrolio. E qui ho programmato questo incontro per dare modo a voi tutti di conoscere quelli che sono gli sviluppi nel settore chimico. È importantissimo parlarne perché se vogliamo mantenere il nostro attuale stile di vita, il nostro attuale livello di vita, quindi essere circondati da tutta la parte elettronica, da tutti i prodotti, dai vestiti, tutta la chimica che c'è in agricoltura, tutta una serie di comodità e di apparecchiature che abbiamo, ecco, abbiamo bisogno, queste necessitano nelle loro fasi costruttive, di tutta una serie di procedimenti chimici. Procedimenti che storicamente degli impatti ambientali li avevano, li hanno, e quindi stiamo spingendo con adeguate politiche fiscali, perché la leva sarà sempre quella di una fiscalità ambientale più precisa, per far sì che le aziende trasformino i loro attuali processi produttivi in maniera molto più sostenibile. C'è da dire che le aziende questo processo già in buona parte lo fanno autonomamente. Lo fanno autonomamente semplicemente perché in molti casi gli conviene. Gli conviene perché riciclando dei materiali che prima erano materiali di scarto, per i quali magari dovevano pagare per conferirli in discarico o smaltirli, rimettendoli in processi produttivi, trovando il sistema, ovviamente risparmiano acqua, risparmiano tempo, tutta una serie di cose le aziende già le fanno. Quello che la politica deve fare per completare il quadro è concretizzare quello che è un principio dell'Unione Europea, un'apposita direttiva dell'Unione Europea che dice molto sinteticamente chi inquina paghi, quindi quanto più un processo produttivo inquina, tanto più deve essere colpito dalla fiscalità. Noi abbiamo la fortuna di avere in Italia molte punte di eccellenza per quanto riguarda la produzione e dovremo continuare in questo senso perché sappiamo benissimo la manodopera in Italia ha un costo piuttosto elevato, materie prime non le abbiamo, quindi dobbiamo puntare a produzioni con grande valore aggiunto, di qualità. Io mi faccio aiutare in questa visita dal professor Modesti, che è un docente di ingegneria chimica, che tra l'altro collabora dell'Università di Padova, che tra l'altro conosce molto bene questa realtà, perché qui abbiamo una di quelle circuiti virtuosi di sinergia tra scuola e lavoro, perché molti degli allievi, molte delle persone che vengono formate dalla nostra università poi trovano sbocco professionale qui in BASF. Quindi ancora una volta viene ribadita l'eccellente qualità dei nostri percorsi formativi universitari, della scuola in generale, che poi hanno ricadute sul mondo industriale. Ecco, adesso io lascio la parola appunto ai dirigenti, ai collaboratori, agli impiegati di questa realtà che ci spiegheranno tutta una serie di innovazioni tecnologiche che convengono a tutti. Convengono a loro perché appunto hanno dei risparmi, hanno delle economie nei loro processi e convengono a noi perché abbiamo impiegati che lavorano in maniera più sicura, abbiamo minori emissioni inquinanti in ambiente, abbiamo una sicurezza, una qualità di vita che migliora in generale. Quindi lascio la parola ai rappresentanti, partendo dal Presidente.
informazione generale, per BASF la sicurezza è la prima cosa, quindi quello che vedete proiettato è la pianta di dove siamo. Noi siamo in questa sala riunioni e nel caso in cui ci fossero dei segnali di allarme, che sono uno di preallarme, che è dato da due toni della durata di un secondo e quindi intermittenti per 5 secondi, che è un preallarme in cui si rimane in questa zona. Se poi segue un segnale di evacuazione, che è un tono continuo di 120 secondi, con noi ci muoviamo e andiamo verso il punto di raccolta, che è il punto sicuro, che vedete sulla mappa, che è uscendo da questa sala riunioni sulla sinistra. Questo è quanto. Ok, cominciamo. Sono Andreas Riemann, amministratore delegato in Italia da 2 anni, quindi parlo italiano, però solo da 2 anni. spiego un po' del mondo della BAS. Siamo presenti in tutti i settori della chimica. Molte aziende aziende chimiche sono solo attive in parte della chimica. Noi facciamo più o meno tutto dal petrolio fino a vitamine o qualche altro prodotto. In BAS creiamo chimica con l'obiettivo di contribuire a un futuro sostenibile. L'impegno di BAS è quello di perseguire una crescita sostenibile che unisce solidità, economia, alla tutela dell'ambiente e alla responsabilità sociale. Qualche numeri. Il nostro vendito più o meno l'anno scorso era 64,5 miliardi di euro fatturati, 8,5 miliardi di euro di EBIT. Abbiamo più di 100 milioni collaboratori in tutto il mondo, e sei siti Verbund, spieghiamo dopo, siti Verbund sono siti dove arriva il petrolio più o meno e lasciano i prodotti finiti. Questo è il nostro mondo, abbiamo grandi siti, questi grandi siti in Europa sono a Ludwigshafen. Ludwigshafen è un po' sud di Francoforte, in Germania, e un grande anche a Anversa. Due in Stati Uniti, Geismar e Freeport, Kuantan, Malaysia e Cina, anche Nanjing. Si vede tanti siti, altri siti come questo, dove noi produciamo chimica un po' speciale. Abbiamo una grande o lunga storia. La BAS è nata nel 1865. Abbiamo una, come oggi si chiama, una research pipeline lunga. Ha avuto una research pipeline lunga, uno dei migliori ovviamente, solo per non parlare di uno, è la sintesi di ammoniaca con Haber e Bosch. BAS incarica Haber Bosch, con Karl Bosch sviluppare il processo della scala industriale e avviava alla produzione dell'ammoniaca usata nella fabbricazione di fertilizzanti e agricoltura. Quindi nostra vita senza questa innovazione non sarà possibile. Yeah. Quindi abbiamo altri prodotti come vitamine, abbiamo uno dei ultimi four-way catalyst per macchine, abbiamo la ricerca, facciamo la ricerca anche la vendita per batterie di e-mobility. Ti permetto solo di aggiungere che l'automobile è piena di chimica, poi sì, lo racconteremo, spieghiamo dopo. Racconterà quante cose l'automobile necessita di chimica.
No? Ok, uno di più. Ok, spiego un po' che tutti i insomma, segmenti che occupiamo con la nostra attività. Come detto, abbiamo un business di oil and gas. Questo business di oil and gas va, va al sito produttivo dove c'è un, come si dice, cracker. Questo cracker produce etilene e propilene. Dopo arriviamo a questi chemicals, petrochimici, monomeri, intermedi. Di questi facciamo i performance products come pigmenti, come detergenti, come la cosmetica, materie prime per la cosmetica, vitamine, nutrition and health e altri prodotti della vita. Invito anche le signore a rimanere in diretta perché la cosmetica è piena di chimica, no? Sì, piena, sì. Con diversi problemini che si deve cercare di risolvere. Quindi produciamo anche i functional materials and solution, quindi catalizzatori, questi prodotti qui, edilizi, chimica per l'edilizia, rinvestimenti anche, quindi sì, coatings e altre materie, performance materials, come materassi, prodotti per materassi, per sì, macchine, anche per materassi. C'è molto materiale, ci sono gli isolanti, coi ventatori, sigillanti, c'è tutta una serie di prodotti per la chimica e anche lì gli spazi di miglioramento sono notevoli. Sì. Altra attività è la Agricultural Solutions, prodotti per agrofarmaci, e già acquistato un business dei semi a Bologna. Abbiamo acquistato in tutto il mondo, qui in Italia abbiamo acquistato un'azienda a Bologna che produce i semi, solo semi. Lascerei Grazie. La parola a Filippo, ingegner di 4, che invece ci racconta la presenza di BASF in Italia e una breve introduzione sul settore di Treviso e delle costruzioni. Sì, buongiorno, mi chiamo Filippo Di 4 e sono responsabile per l'Italia delle operazioni, quindi diciamo della parte produttiva, e nonché da circa 2 anni amministratore delegato di questa entità legale che oggi vi ospita, BASF Construction Chemicals Italia. Se giriamo la slide, ecco, volevo farvi vedere semplicemente dove siamo presenti in Italia per cominciare. Come vedete dal video, c'è una forte presenza nel nord e nel centro nord. Gli stabilimenti che abbiamo al momento più a sud sono quelli di Roma e di Latina, che è il secondo stabilimento di Construction Chemicals. Prego. Facciamo uno di Sicilia. Chissà, è un po' dura, però ci proviamo. Normalmente si guarda dove sono le materie prime, dove sono i mercati soprattutto, e anche dove sono le risorse, perché non possiamo nascondere che nella parte centro-nord ci sono molte bellissime università. Per la verità ci sono anche al sud, i nostri stabilimenti riescono a assorbire parecchi ragazzi di ingegneria chimica, chimici, da Napoli, Palermo. Il nostro concorrente aprirà, riaprirà a Gela, farà un'altra bioraffineria proprio a Gela. Vediamo, non mi impegno. No, intanto le racconto dove siamo, poi dove saremo magari anche col vostro aiuto ci possiamo arrivare. Siamo circa 1400 al momento in Italia, quindi dei 115.000 che diceva il dottor Riemann, l'1,5 è in Italia di persone nel mondo. Questo numero crescerà quest'anno perché c'è stata un'altra piccola acquisizione che è stata appena finalizzata, quindi supereremo probabilmente i 1500. Il fatturato delle aziende BASF italiane è intorno ai 2 miliardi di euro, quindi è un fatturato significativo. Se fosse un'azienda italiana presa nel suo complesso, sarebbe sicuramente tra le prime 5-6 a livello chimico italiano. Siti produttivi ne abbiamo 8. E sono, come dicevo, un po' sparsi per l'Italia, fino a Latina, dove c'è il secondo sito di Construction Chemicals, quindi il secondo sito che si occupa di additivi e di materiali per le costruzioni.
Bene, vediamo un pochino di più in dettaglio dove sono i siti principali. Pontecchio Marconi, vicino Bologna, Sasso Marconi, è il sito di punta della divisione che fa additivi per plastiche. In particolare sono sostanze che riducono l'invecchiamento delle plastiche agli agenti atmosferici, la luce, il calore, eccetera. I nostri prodotti sono particolarmente indicati per applicazioni come i teli da serra, che è una grossissima applicazione, quindi le serre che hanno questi rivestimenti plastici, hanno questi film che per durare di più devono avere questi additivi al loro interno. UV assorbe, assorbitori di Sì, di radiazioni radiazione UV. UV essenzialmente, sì. E tutta una serie di altre applicazioni nella plastica che vediamo anche quotidianamente, insomma, è capitato a tutti noi di vedere la plastica magari della lavatrice che è diventata giallina e poi marrone, no? Perché non adeguatamente, diciamo, Stabilizzato. stabilizzata al momento della produzione. Roma è un altro sito di BASF acquisito nel 2006, è un sito che produce catalizzatori. Originariamente produceva catalizzatori sia per uso automobilistico, motociclistico, sia per uso chimico, quindi per processi come l'idrogenazione o altri processi che servono nell'industria chimica. Sono essenzialmente catalizzatori a base di metalli preziosi, quindi metalli del gruppo platino, palladio, oro, iridio, rodio, che praticamente fungono da, diciamo così, facilitatori delle reazioni, Acceleratori, semplifico, diciamo. acceleratori. E Roma è un sito che dissolve i materiali preziosi e fornisce poi anche siti di BASF in tutta Europa. Quindi, per Vuol esempio, dire dissolve. dissolve vuol dire che praticamente porta in soluzione, diciamo, il lingotto di platino piuttosto che di palladio, che in qualche modo viene dissolto e reso disponibile poi per lavorazioni Ah, di solito successive. di Sciolto, 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 ok. sciolto, sì, sciolto. Voi recuperate anche i catalizzatori di fine vita per un termine. Questo era un processo che facevamo fino a 3 anni fa. Storicamente i catalizzatori esausti venivano bruciati, veniva recuperato il metallo prezioso e dopodiché veniva riutilizzato nel processo, quindi era un ciclo chiuso, virtuoso. Negli anni questo processo è stato centralizzato in altri stabilimenti, quindi al momento a Roma non lo facciamo Sì, più. no, beh, non a Però Roma, ma lo però facciamo nel sì. gruppo, sì, lo facciamo. Diciamo, lo stabilimento di Roma è uno stabilimento che è nato nel 1956 e nel mezzo del nulla, ai confini della città di Roma. Poi negli anni diciamo, la città è cresciuta e un po' in maniera, diciamo, abusiva, un po' no, insomma, alla fine ci siamo trovati con lo stabilimento circondato. E quindi è uno stabilimento sul quale ovviamente vogliamo continuare a lavorare, a fornire prodotti da Roma perché occupa 150 persone, però ovviamente è uno stabilimento che va gestito con cura in relazione al territorio che si è sviluppato negli anni. Treviso, beh, Treviso ne parliamo un po' più diffusamente dopo anche con i miei colleghi. È il sito principale di prodotti chimici per le costruzioni, quindi per l'industria delle costruzioni. Essenzialmente produciamo polimeri e additivi per calcestruzzo, malte, tutta una serie di prodotti che vanno poi o nelle grandi opere o nelle opere, diciamo, di conservative di restauro, che possono essere monumenti piuttosto che Mi abitazioni. scusi, qua tocchiamo Prego. un tema molto in questo momento dolente, perché la qualità delle costruzioni, delle infrastrutture, ovviamente deve essere tale da garantire la sicurezza perpetua, la durata Sì, sempre. il tema è dolente e forse adesso toccarlo è un po' difficile. Sicuramente i nostri prodotti, non lo dico perché sono lavoro per BAS, però hanno storicamente una qualità e una reputazione sul mercato che li L'importante è che rende. adesso ci descriverete quali sono gli Sì, sviluppi, giusto un minimo in chiaramente, questo senso. chiaramente, chiaramente. Villanova d'Asti, quindi provincia di Asti in Piemonte, lì produciamo sistemi poliuretanici. Il poliuretano è un altro dei
materiali che abbonda in tantissime applicazioni, tra cui l'automotive, l'automobile, come diceva lei, senatore. Sì, materassi, il cuscino sul quale, il cuscino per la mia cervicale è memory, quindi a base poliuretanica. Il poliuretano è un materiale stranissimo perché ha diverse applicazioni, estremamente morbido come il cuscino, poi dei componenti che sono invece con caratteristiche totalmente differenti, strutturali, le suole delle scarpe. È una famiglia di prodotti. Diciamo che si parte dalla stessa base, poi in realtà viene differenziato per le varie applicazioni. Il calzaturiero, come diceva anche lei, è effettivamente uno dei settori che in Italia va per la maggiore, quindi su questo abbiamo una bella attività e anche un'innovazione notevole sia in Italia che all'estero. Non parlo... Quindi le suole in poliuretano... Sì, 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 sì. Le scarpe da ginnastica o da corsa più moderne spesso hanno prodotti nostri, ecco, non dico altro. Parlavamo di cosmetica. Fino Mornasco, vicino Como, è un sito che BASF ha acquisito da Henkel, che è una multinazionale che produce detergenza e cosmetica, e che effettivamente si occupa di produrre prodotti e semi lavorati per l'industria della cosmetica, particolarmente fiorente in Italia, e la detergenza. Quindi parliamo di tensioattivi, parliamo di sostanze che poi vanno a comporre lo shampoo, così come il lucida labbra o il rossetto. Quindi questi sono i siti principali. Se zoomiamo un attimo su Treviso è un sito che quest'anno compie 60 anni, che è entrato a far parte della famiglia BASF 12 anni fa e che, come dicevo, è focalizzato su una serie di prodotti per l'industria. Scusa, prego. MAC, ha girato, diciamo che è nato come MAC, correggetemi se sbaglio, Mediterranea Additivi Cemento. E poi è stato negli anni acquisito da Sandoz, aiutatemi voi, chi altri? Quindi Degussa. Degussa poi e BASF l'ha preso da Degussa a livello mondiale. E si è trovato un po' questo gioiellino, perché Treviso è uno dei siti più importanti a livello europeo in questo settore, perché racchiude la produzione in maniera rilevante, la produzione significativa, un mercato come quello italiano, comunque un mercato forte, e racchiude la ricerca, quindi comunque c'è un po' tutto quanto il necessario per avere una struttura che possa progredire. Occupiamo oltre 170 dipendenti e vorrei sottolineare che 50 di questi sono laureati, quindi comunque, nonostante abbiamo una forte componente di colletti blu in produzione, complessivamente un terzo dei nostri dipendenti qui a Treviso è laureato. Il capitale umano è importante, come dicevo, i nostri ingegneri insomma, spesso si fanno onore anche all'estero, che ci fa molto piacere, quindi magari cominciano qui da noi, a Treviso piuttosto che in altri stabilimenti, come a Pontecchio Marconi o in altri stabilimenti italiani. Arrivano scuole locali. Sì, arrivano dalle università italiane, sì, assolutamente. Posso dire una cosa velocissima, è importante perché... Sì. L'altro, pochi mesi fa, ero in visita a una multinazionale americana qui a Ferrara e mi dice: sa professore, degli ultimi 5 ingegneri che abbiamo assunto a livello europeo, quindi con 3 gradi di selezione inglese, cioè, quanti hanno italiani di questi 5? 4. 5. Solo gli italiani sono riusciti ad arrivare al terzo livello perché hanno le preparazioni di base, la fisica, la fisica, che gli altri non hanno, sono molto più pratici, ma le basi che diamo... in Italia di altri. Sì. E quindi il livello del formazione è alto, sì. Poi noi tra l'altro integriamo anche, diciamo, quello che dà l'università con dei programmi specifici più tagliati, non tanto sul tecnico, perché il tecnico lo dà molto l'università, ma su quelle che chiamiamo soft skills, quindi tutte quelle competenze che sono il lavorare in gruppo, in team, il lavorare in squadra, il saper presentare, il saper porre le problematiche in maniera opportuna.
la soluzione dei problemi, la comunicazione, un po' tutte quelle, diciamo, quelle skills, quelle competenze che oggi sempre di più sono importanti. Quindi la base tecnica è forte, noi facciamo un programma di 2 anni sui neolaureati, praticamente tutti gli ingegneri chimici lo fanno, e quindi alla fine riusciamo veramente a avere nel gruppo BAS delle persone che possono... Quindi se si vuole si riesce a fare sinergia tra università e azienda? Sicuramente sì, sicuramente sì. Un giorno fare una cosa specifica, vi faccio vedere un po' ormai il mondo con la pandemia, con le aziende collaborano. Perché diciamo una cosa generale, lavorando io nella commissione industria, moltissimi interlocutori con i quali sto avendo incontri queste settimane continuano a lamentare il fatto che in Italia c'è una carenza di personale tecnico. C'è ancora l'eredità dei decenni passati in cui il lavoro tecnico veniva visto con meno favore rispetto alle professioni intellettuali, e quindi questo è un divario che dobbiamo colmare, perché noi attualmente stiamo importando molti tecnici dall'estero. Segnalo solo che nell'ambito informatico noi abbiamo in programma, o meglio le aziende hanno una lacuna, si parla di 100.000 persone che dovranno prendere dall'estero perché mancano impiegati, mancano studenti universitari. Carenza di ingegneri, diciamo che oggi chiedono ingegneri, non ce ne sono. È anche un appello per le famiglie che ci ascoltano a rivalutare la professione tecnica. Ci saranno spazi enormi in futuro perché le cose si continuano a costruire, anzi vengono costruite in maniera sempre più complicata, quindi c'è un bisogno enorme di capacità tecnico-scientifiche. Con tutto il rispetto, con tutto il bene che vogliamo alle professioni intellettuali, però l'avanzamento è in campo scientifico e tecnologico, ed è lì che c'è bisogno di ingegneri sempre più aggiornati, ingegneri tecnici, anche il settore termoidraulico, idraulico, tutto quello che è saper fare, diciamo, prodotti, avrà comunque un futuro, robot o non robot, non c'è assolutamente dubbio, la ricerca scientifica prosegue e ha bisogno di tecnici, quindi questo è un appello anche per la parte proprio delle famiglie che rivalutano la parte tecnica. Ma poi la mia cartina di tornasole è tutta personale, io mi sono laureato 30 anni fa in ingegneria e gli ingegneri erano ricercati come il pane. Credo che oggi è uguale, è peggio, ed è stato sempre più o meno così, anche negli anni è stato sempre più o meno così, quindi credo che la facoltà di ingegneria sia ancora oggi la numero uno in assoluto in termini di impiegabilità alla fine del percorso. Le ultime statistiche... La prima e la seconda, ma con un livello del 90% a 3 mesi. Quindi diciamo che da questo punto di vista si sfonda una porta aperta. Quello che forse magari sarebbe più da considerare è quello che si fa a livello di scuola superiore. Lì forse tecnici, sì, perché lì forse è più difficile, perché gli ingegneri bene o male, quelli bravi riesci a trovarli, anche se, ripeto, noi forse siamo anche abbastanza... ambiti, no? come datore di lavoro, perché comunque è un'azienda conosciuta, è un'azienda che cerca di fare le cose in un certo modo, che offre magari anche un programma di formazione post laurea e così via. Dove forse si può lavorare di più è sulla parte scuola superiore, su ruoli, diciamo, non da ingegneri di progetto, ingegneri di processo, no? Ma magari come tecnici di impianto, tecnici di manutenzione. Prego, sì, vado velocissimo. Niente, ovviamente noi seguiamo tutta una serie di linee guida che sono quelle date dalle varie OSA standard, ISO 14001, ambientale, eccetera. In più non è scritto qui, però ci tenevo a sottolineare il responsible care, quindi BAS si è dato un sistema di gestione della parte ambiente che è ancora un po' più stringente di quelle che sono le normative, e quindi per noi vale la regola, si rispetta la prescrizione più restrittiva tra la normativa vigente nel paese e le linee guida del responsible care, il che vuol dire che praticamente su base biennale mediamente gli stabilimenti sono
verificati da dei verificatori nostri che hanno questo come lavoro a livello centrale, che vengono nello stabilimento, il dottor Bonaldo che è il direttore del sito qui lo sa, che praticamente fanno uno scrutinio assolutamente dettagliato di quella che è la rispondenza della realtà alle aspettative dell'azienda. Quindi, e questo è qualcosa che ci aiuta a migliorare sempre. Rapidissimo, perché credo che siamo un po' fuori, il settore delle costruzioni è un settore che praticamente tocca tantissimi aspetti, dall'isolamento all'impermeabilizzazione, le pavimentazioni, la parte di rivestimenti, importante la parte di protezione e rinforzo strutturale, gli additivi, i plastificanti, eccetera. E come dicevo, tocca sia le grandi infrastrutture che le edilizie residenziali e non residenziali. Se guardiamo in alto a destra la catena del valore, mi sembra importante, partendo dalle materie prime, andando poi ai polimeri, alle trasformazioni e alla fine al cliente finale, ecco, BASF è praticamente presente fino al terzo step, quindi rispetto ai suoi diciamo, riferimenti sul mercato, che operano invece in alcuni di tratti della catena, BAS opera, come diceva il dottor Riemann, partendo dall'oil and gas, quindi proprio da lì fino al prodotto finito. Quindi la parte di commercializzazione è fatta normalmente non da noi, ecco, questo lo volevo dire. Qualche esempio di opera realizzata, ma veramente sono solo quattro esempi. Così, nel Duomo di Siena c'è stata l'applicazione delle nostre malte a base calce per la ricostruzione del fondamento del tetto dei transetti, lo stadio del Foro Italico, lo stadio del tennis di Roma, la parte di ripristino del calcestruzzo e l'impermeabilizzazione, la Torre Giax a Milano, la parte di isolamento e un rifugio alpino, non so dove, ma insomma uno di tanti, la parte dell'isolamento termico a spruzzo. Questo era solo per dare un'idea. Io lascio la parola al dottor Sberna. Grazie. Che ci fa un po' di focus sulla sostenibilità. Bene, adesso ringrazio l'ingegner Di Quattro e il dottor Riemann che hanno un po' introdotto la parte in generale su BASF in Italia. Scusate, mi metto in piedi perché utilizzerò un po' di gesti durante la presentazione. Mi presento, sono Maurizio Sberna, da 2 anni sono in BASF e mi occupo dei rapporti istituzionali. Con lei, Presidente, abbiamo già avuto modo di incontrarci diverse volte e quello che vorremmo raccontarle un po' oggi in questa presentazione insieme ai colleghi Roberta Magarotto e Moreno Bonaldo è vedere un po' la chimica da un angolo diverso rispetto a quello a cui noi siamo abituati normalmente a pensare. Noi generalmente pensiamo alla chimica un po' forse come un preconcetto rispetto ad una attività industriale legata alla produzione di qualcosa che non si sa bene dove va a finire nella nostra vita quotidiana. Per raccontare la chimica dobbiamo però partire, perlomeno noi in BASF amiamo partire dalla sostenibilità. Perché vogliamo partire dalla sostenibilità? Perché BASF nel 2014 si è dotata di una strategia che si chiama We Create Chemistry e l'abbiamo messo nel nome aziendale For a Sustainable Future. Cioè, noi creiamo la chimica affinché il futuro, i nostri clienti, i nostri fornitori, le industrie in generale, i cittadini possano affrontare in qualche modo le sfide che ci si pongono davanti. Quali sono sostanzialmente le sfide di fronte alle quali ci troveremo nei prossimi anni? Le Nazioni Unite ci dicono che noi avremo 4 sfide principali. La prima sfida è la popolazione. Nel 2050 saremo circa 10 miliardi, cioè 3 miliardi più delle persone che saremo oggi. La seconda assunzione che fanno le Nazioni Unite è che ci sarà una sempre crescente urbanizzazione. Significa che di questi 10 miliardi di persone, il 70% circa è stimato che vivranno in aree urbane. Che l'aumento del consumo di energia dato dal combinato disposto dell'aumento della popolazione e del cambiamento dell'infrastruttura in cui viviamo sarà di circa il 50%. E se la popolazione crescerà di circa 3 miliardi di persone rispetto a oggi, uno dei problemi, forse più importante, è che a queste persone bisognerà dar da mangiare. La chimica che cosa fa
per questo. La chimica è un'infrastruttura che rende possibile a tutti i soggetti che sono a valle della produzione della chimica di cercare di andare incontro a queste sfide trovando le soluzioni che permettano, cercando di parafrasare con un termine molto semplice, di fare di più con meno. Questo facendo cosa? Aiutando gli sviluppi nel settore sanitario, aiutando le città ad avere le infrastrutture che possono essere sostenibili, lo vedremo dopo con delle applicazioni che i colleghi ne mostreranno, ma soprattutto a fare sì che i cittadini che vivono nelle città possano avere due cose fondamentali: aria pulita e acqua pulita a sufficienza da poter utilizzare, cioè diminuire sempre di più lo spreco di risorse e fare sì che le risorse esistenti possano esserci. Questo lo vedremo tra poco con quali mezzi. E soprattutto fare sì che l'energia, che è ciò che permette alla chimica di poter esistere, perché l'industria chimica è tra le più energivore, se non la più energivora in assoluto a livello mondiale, fare sì che l'energia che noi consumiamo per le nostre produzioni sia invece che crescente diminuente, cioè cercare di ottimizzare i processi facendo sì di fare di più con meno, di risparmiare le risorse e soprattutto creando l'infrastruttura possibile per creare una possibilità di approvvigionamento nutrizionale sostenibile. Noi abbiamo la fortuna, come dico, di vivere in un continente del mondo, l'Europa, che non vive un problema di challenge nutrizionale, per esempio, ma molta della ricerca che noi facciamo, specialmente nel settore della nutrizione e dell'alimentazione, serve a fare sì che alcuni dei prodotti che noi abbiamo integrati nella filiera alimentare servono per aiutare nutrimenti, specialmente nel settore vitaminico, in paesi del mondo dove questi nutrimenti, per il fatto stesso di vivere a latitudini dove certi principi nutrizionali non esistono, di permettere a queste persone di poter avere un apporto nutrizionale esterno che gli serve per poter garantire questo gap che altrimenti non aprirebbe. Penso specialmente alla vitamina A o alla vitamina D, che vengono utilizzate a determinate latitudini proprio per dove queste vitamine normalmente non sono presenti. E noi abbiamo diviso, per parlare di sostenibilità, la nostra strategia in tre settori principali. Noi ci approvvigioniamo responsabilmente, secondo dei criteri che l'azienda si dà in senso responsabile di approvvigionamento in termini di materie prime, produciamo, come diceva l'ingegnere Di Quattro prima, e questo per noi è un assunto non negoziabile, produciamo in modo sicuro per le nostre persone e per l'ambiente. Il principio del responsible care, come le dicevo, è un principio per cui le aziende si danno sempre di seguire la normativa più stringente fra la normativa pubblica legislativa e il commitment che l'industria si dà per avere standard ancora più restrittivi, specialmente con riguardo al tema delle emissioni in acqua e dunque dell'utilizzo dell'acqua per la produzione industriale e delle emissioni in aria. E soprattutto, e lo vedremo successivamente, noi creiamo quotidianamente e implementiamo soluzioni sostenibili. Lei diceva giustamente prima che le aziende molto spesso ci guadagnano dalla sostenibilità, e questo è vero. Perché questo è vero? Perché guadagnare sulla sostenibilità significa creare delle infrastrutture in cui i miglioramenti siano tangibili per tutti. Un esempio che poi i colleghi dopo le dimostreranno con dei numeri: avere un impatto in tema di carbon footprint su un settore X molto grande, del 10%, molto spesso significa avere un miglioramento ambientale globale molto più significativo del ridurre l'impronta ambientale del 90% di un prodotto che ha un commercio piccolissimo. Se io riduco del 10%, è un esempio che vedremo dopo, l'impatto ambientale della produzione del cemento, sicuramente ha un beneficio per l'ambiente infinitamente superiore che magari l'eliminazione di un prodotto che ha un mercato piccolissimo, estremamente di nicchia. E questo si fa dandoci tre criteri principali. Innanzitutto, per noi sostenibilità non significa solo parlare di materie prime, significa creare una produzione che permetta di essere sostenibile. Che significa essere sostenibile? Significa fare di più con meno, significa utilizzare al meglio le risorse, significa creare processi che di volta in volta vengono ottimizzati per fare le cose sempre meglio. Esempio, anticipando la legislazione. In questo momento abbiamo un esempio proprio in questo stabilimento dove si utilizzava fino a poco tempo fa in una determinata produzione una materia prima che era il quarzo ventilato, che era classificata come pericolosa per l'esposizione ai lavoratori se fatta oltre un determinato limite. Questo non significa che quella materia prima non potesse essere utilizzata,
ma significa che poteva creare una fonte di rischio che al momento non c'era, ma in futuro poteva crearla. La nostra ricerca, i nostri colleghi che si occupano di sicurezza prodotti hanno cominciato a ragionare su come poter sostituire questa materia per utilizzare una materia non classificata, cioè che non presenta profili di pericolosità, e questo ha fatto sì che in una determinata produzione sia sostituito un prodotto che era classificato come pericoloso per l'uomo sopra una certa soglia con una materia che non è classificata ai fini del rischio professionale, e dunque queste stesse persone potranno produrre lo stesso prodotto senza l'utilizzo di una materia classificata. Oppure, e lo vedremo dopo, sul tema della prevenzione degli scarti e dell'interconnessione. Un tema che lei ha sollevato prima e che è molto importante nell'industria chimica è il tema del Verbund, lo diceva anche l'ingegner Riemann e adesso glielo racconterò brevemente. Ma il tema per noi anche di dove localizziamo alle volte gli investimenti produttivi è fatto in modo tale da eliminare al più possibile le esternalità negative. Perché cosa significa? Significa che se io ho una produzione allocata molto distante da quello che è l'utilizzatore finale, io devo considerare nelle esternalità che produco il sistema del trasporto, o molto spesso fare una lavorazione in un sito e poi fare una seconda lavorazione in un altro sito crea delle diseconomie, non tanto da un punto di vista di budget economico, ma crea delle diseconomie anche ambientali dovute al fatto che per fare la stessa produzione si utilizza più energia, si utilizzano processi che non sono in continuo e dunque c'è in qualche modo uno spreco di risorse. C'è poi il cluster legato alla sostenibilità delle soluzioni, perché migliorare le performance, lei giustamente citava prima, non solo l'edilizia intesa come il cemento, ma anche tutto il tema dell'isolamento termico. Molto spesso fare un intervento di retrofitting, cosiddetto, su un edificio, migliorando la sua performance ambientale attraverso l'utilizzo del polistirolo, del polistirene, per diminuire l'impatto ambientale, è vero che noi non stiamo utilizzando una materia prima di origine rinnovabile, perché molto spesso utilizziamo polistirolo, polistirene, che ovviamente vengono da processi di cracking di fonti fossili, ma facciamo sì che quell'edificio, attraverso quel materiale che ha una durata molto lunga, permetta un retrofitting che porta il consumo energetico praticamente a zero. BASF, per esempio, al suo interno, in alcuni edifici che mette a disposizione come alloggi dei propri dipendenti in Germania, anni fa ha fatto un progetto chiamato 3 liter houses, 1 liter house, per il quale ha ridotto, per gli edifici che mette a disposizione i suoi dipendenti in alcune zone, ha ricreato questi edifici con un concetto di bassissimo utilizzo di energia. Sono cosiddetti edifici a energia quasi zero, perché per primi proviamo a farlo, sperimentiamo queste tecnologie all'interno di casa nostra. Oppure ridurre l'impatto ambientale. È una sostenibilità di una soluzione, non esistono soluzioni certe, come diceva dottor Riemann prima, il settore delle batterie è un settore fondamentale per la mobilità elettrica e ne abbiamo discusso anche molte volte. Ciò non significa che nel mentre che portiamo avanti la mobilità elettrica non possiamo fare sì che la mobilità dei motori a scoppio al momento non debba avere in qualche modo la tecnologia nella transizione verso l'elettrico per rendere già più sostenibile quella che è esistente. BASF sulla catalisi ha una storia molto lunga, dal 2006 dopo l'acquisizione di Engelhard ancora più forte, in cui abbiamo tirato fuori l'ultimo brevetto riguardo al catalizzatore a 4 vie, che oltre ad avere il famoso catalizzatore a 3 vie che abbatte gli inquinanti, ha il cosiddetto 4-way catalyst che serve per ridurre anche tutte le polveri sottili e gli NOx alla fine, ed è una delle applicazioni più utilizzate. Adesso noi siamo arrivati al catalizzatore a 4. Adesso siamo arrivati al catalizzatore a 4 vie, che rende l'impatto già dei veicoli esistenti sul mercato ancora più ridotto di quello che era il catalizzatore precedente. Esattamente, e questi servono per andare oltre quelli che sono i limiti già esistenti. Ovviamente poi la sfida grossa, e molto spesso se ne parla perché leggiamo sui giornali di applicazioni che vengono lanciate in via di ricerca, la vera sfida per le aziende come la nostra è passare dalla ricerca alla scala industriale e fare sì che la ricerca che viene fatta poi abbia una sostenibilità effettiva per il consumatore. E da ultimo la sostenibilità dei prodotti. Il miglioramento e l'eliminazione dei prodotti che possono avere dei profili di rischio, fino anche alle materie prime da origine rinnovabile, che adesso brevemente vi farò vedere. Cos'è il Verbund? Noi ci teniamo molto al Verbund perché è un concetto prettamente tedesco di cosiddetta produzione fortemente interconnessa.
Questo che vede nello schema è più o meno la pianta del nostro sito di Ludwigshafen, che è il più grande polo chimico al mondo, il più grande sito industriale d'Europa, dove lavorano circa 40.000 dei nostri colleghi, oltre alle ditte esterne, e al suo interno ci sono circa 260 stabilimenti produttivi come questi. Perché si è deciso di continuare a crescere in una determinata zona e lavorare su una produzione interconnessa? Perché lavorare su una situazione di questo tipo permette di collegare tutti gli impianti, secondo un processo ingegneristico molto complesso, facendo sì che lo scarto di una produzione sia la materia prima dell'altra. E perché farlo in un solo sedime, tra virgolette, geografico? Perché elimina tutte le esternalità da trasporto. La tipicità di un sistema Verbund è proprio questa, in cui partendo dallo steam cracker, da dove tutta la chimica, il 50% dei nostri prodotti nasce almeno, i prodotti raggiungono pian piano attraverso ponti e tubature tutti gli impianti successivi all'interno del sito di Ludwigshafen, fino anche arrivare ai prodotti finiti che poi noi commercializziamo ai nostri clienti. Questo è una competenza unica. E di importante soprattutto ipotizzare anche in termini di politica industriale, questo è un tema importante di politica industriale, la concentrazione alle volte geografica degli stabilimenti in una determinata zona è importante proprio perché, utilizzo un termine, una definizione un po' ardita, però più è grande lo stabilimento minori sono le esternalità. E questo perché? Perché la concentrazione permette economie di scala ambientali molto forti. Queste sono due immagini che servono per far vedere come è fatto il nostro sito di Ludwigshafen. Prego. La materia prima dello steam cracker cos'è? Benzina, gas? E nafta. Nafta. Perché nafta? Sì, come quella di maniera. Sì. E queste sono due foto che fanno vedere proprio come la tipicità di questi stabilimenti sono ponti e tubature. Questo fa sì che all'interno degli stabilimenti sia rarissimo il movimento di truck o di autobotti fisiche che si muovono su camion, perché è molto più facile trasportarlo all'interno di ponti di tubature. Ovviamente questi ponti di tubature non trasportano soltanto materiali prodotti, ma uno dei prodotti o dei sottoprodotti più importanti della produzione chimica è il vapore. Perché il vapore serve per creare l'energia delle produzioni, per cui avere uno scarto di vapore da uno stabilimento e renderlo di fatto inutile all'interno di un'altra produzione significa dover creare ulteriormente energia per fare un'altra produzione. L'avere un'interconnessione di questo tipo permette di sfruttare l'energia in eccesso da una parte in un altro stabilimento. E poi non tutto parte da materie prime di origine fossile, ma un concetto che l'azienda ha inserito nel corso degli anni ed è un concetto a cui noi teniamo molto, è il concetto del biomass balance. Che significa? È un po' un concetto simile a quello dell'energia rinnovabile. Lei ha uno stabilimento che produce energia da fonti rinnovabili, però quando attacca il caricabatterie del suo cellulare alla presa di corrente, lei non sa da dove viene quell'energia. C'è il concetto della cosiddetta allocazione, per cui BASF ha delle linee di prodotto che possono essere sia 100% differenziate, provenienti 100% da fonti rinnovabili, per esempio da materie prime, da zuccheri, e da bionafta, biogas, da oli vegetali o da oli esausti. La bionafta di per sé non è sufficiente a soddisfare tutta la richiesta necessaria per poter produrre, però è una delle materie prime. Oppure può partire direttamente dal solo petrolio e produrre prodotti che abbiano solo di origine fossile o solo di origine rinnovabile. E abbiamo introdotto, e questo è un concetto a cui teniamo molto, il concetto del cosiddetto biomass balance, che significa che quando un cliente ci chiede un prodotto con una quota allocata di biomass, noi introduciamo una pari quota di materia prima di origine rinnovabile all'interno del cracker. Per cui che cosa succede? Che andiamo ad allocare la produzione di bionafta o biogas o di materia prima di origine rinnovabile compoundandola, mischiandola banalmente insieme al petrolio, e riusciamo a utilizzare lo stesso impianto per poter fare distillazioni che comprendano sia materia prima di origine rinnovabile che materia prima di origine fossile. Ecco, ma questo riuscite a far salire man mano la percentuale
Sì, sì, allora è un trend bionivoco, nel senso che passare a un prodotto 100% biomass significa aumentare vertiginosamente il prezzo, e molto spesso i clienti non sono disposti per un intermedio, una commodity, a pagare un prezzo molto alto. Per avvantaggiare la transizione verso una sempre più crescente percentuale di rinnovabilità, noi abbiamo introdotto il biomass balance, perché il biomass balance permette di poter avere un equilibrio di prezzo fra una fonte fossile, dunque una commodity di origine fossile, e un prodotto che invece ha delle caratteristiche sempre crescenti di un prodotto di origine rinnovabile. Alcuni clienti, per esempio in Italia, si stanno lanciando, stiamo facendo dei progetti sulle pitture da interni, per esempio per le dispersioni, utilizzando prodotti biomass che dunque permettono di avere un'impronta ambientale migliore, molto alta, in un settore come le vernici per interni, che hanno anche un profilo ambientale particolarmente rischioso. E questo della produzione dedicata è un concetto molto importante, perché ci permette anche di non intervenire in maniera significativa sugli impianti, per cui gli impianti possono continuare a lavorare in continuo e soprattutto possono continuare a lavorare in continuo nella pianificazione delle risorse, perché un problema grosso dell'industria chimica, perlomeno delle aziende della nostra dimensione, è il tema dei fermi impianti, per cui garantire la produzione, continuando la produzione, riuscendo ad allocare materia prima di origine rinnovabile, è una cosa che su cui onestamente noi siamo molto... Le biomass non devono essere di origine alimentare, ma anche quello è poco sostenibile. Noi tendiamo a utilizzare principalmente i rifiuti. Tendiamo a utilizzare, anzi senza principalmente, noi ci approvvigioniamo da rifiuti. E sul tema delle plastiche biodegradabili da origine rinnovabile, partiamo dall'acido polilattico, che viene comunque sia da un materiale diverso da quello che è il, diciamo così, materiali che possono servire per l'alimentazione umana. Crediamo che sia anche molto complesso e da un certo punto di vista anche sbagliato arrivare a una tendenza in futuro in cui, passatemi il termine, si andrebbe a coltivare dei campi per produrre la plastica. Questo noi cerchiamo di non farlo e andiamo a orientare la nostra analisi di ricerca su quelle materie che provengono sostanzialmente da scarti. Al momento, forse questo numero è interessante darlo anche per formazione personale, la chimica, globalmente intesa, non parlo della nostra azienda, consuma solo il 4% della produzione globale del petrolio. Il 96% è dato da fuel heating, cioè da riscaldamento e carburante. Io sapevo un 8% noi sapevamo di una somma tra il 4 e il 5%, perlomeno un dato che ci è stato dato l'anno scorso, tra il 4 e il 4,5%, ampiamente sotto il 10%, considerato che il tema della produzione, specialmente delle oliole fine, un po' si sta abbassando. E questo è, cioè, dei nostri colleghi fanno una battuta molto simpatica: non conviene estrarre il petrolio per bruciarlo, conviene estrarre il petrolio per farci qualcosa. Questo non significa che tutte le fonti di approvvigionamento da origine rinnovabile che possono essere utilizzate all'interno della chimica siano sufficienti a sostituirlo, anzi. Sul lato prodotti, prima di passare la parola ai colleghi di Treviso, che cosa fa BASF per sfidarsi sul tema dei prodotti? Nel 2013 BASF si è data una sfida. Ha deciso di prendere il suo portafoglio prodotti e dividerlo in categorie. Per fare cosa? Per capire quali sono i prodotti che sono significativamente un problema e dunque vanno studiate soluzioni per eliminarli e sostituirli con prodotti innovativi, vedere quei prodotti che già permettono ora la transizione verso la sostenibilità e classificare quei prodotti che sono già ampiamente sostenibili. Noi chiamiamo questo processo Triple S, Sustainable Solution Steering, in cui abbiamo diviso appunto i prodotti tra Accelerator, Performer. Queste due categorie sono prodotti che hanno almeno i basici requisiti della sostenibilità secondo lo standard OXE, o che danno un significativo contributo alla sostenibilità all'interno della catena del valore. E poi siamo andati a vedere quali sono i prodotti che hanno delle issue specifiche o quelli che in qualche modo devono essere sostituiti. Il primo dato positivo è stato che quasi il 95% dei nostri prodotti risultava già verso un trend di sostenibilità abbastanza elevato.
Ciò non significa che non possiamo prenderci cura di quel 5% che invece presenta un profilo di rischio. Che cosa abbiamo fatto? Alcuni degli esempi sono questi due che vi sto menzionando ora. Quando parliamo di confezioni per il contatto alimentare, la carta, che l'involucro che contiene il prodotto alimentare, ha un involucro di carta, all'interno ha un rivestimento che può essere di varia natura. Quello più utilizzato era legato ai perfluorocarburi, che sono sostanze che hanno un rischio ambientale molto elevato, non per il contatto alimentare, perché ovviamente si parla di prodotti che sono stati certificati per il contatto alimentare, ma si tratta di prodotti che hanno due problemi ambientali molto forti. Il primo, se dispersa nell'ambiente non si biodegradano con un tempo lunghissimo. Secondo, essendo sostanze polifluorinate, hanno un problema di un'impronta ambientale di un certo tipo. Che cosa ha fatto la nostra ricerca? Ha detto: noi non vogliamo più stare in questo tipologia di prodotto, vogliamo fare qualcosa che possa essere effettivamente sostenibile, non però indirizzando il nostro cliente verso un'univoca soluzione, cioè la dovete fare così. Cerchiamo di darvi delle alternative. Quali sono le due grandi alternative dell'economia circolare? Sono il riciclo e la compostabilità di questo tipologia di prodotti. Essendo la carta, secondo determinati aspetti, un prodotto che può essere già avviato all'interno di impianti di compostaggio se fatto in un certo modo, l'azienda ha deciso, dopo un piano di azione e investimenti in ricerca, ha creato due prodotti. Il primo, che è un rivestimento interno alla carta totalmente riciclabile, che significa che non ha più quel profilo di rischio, che può essere avviato in impianti di riciclo di sostanze plastiche classiche, che è classificato come positivo per l'ambiente e che non ha alcun rischio di tipo ambientale. Questo significa che noi abbiamo preso un prodotto che aveva una matrice di rischio ambientale molto elevata, parliamo di sostanze che in questo territorio sono abbastanza conosciute, per esempio, e ne abbiamo creato uno riciclabile totalmente. Oppure, per chi vuole fare un'alternativa di tipo compostabile, l'azienda ha sviluppato un rivestimento simile come molecola di partenza a quello delle buste di plastica, che sono compostabili, che permette al prodotto nella sua interezza di poter essere compostato. Questo che cosa permette? Permette di avere un tipo di risorsa diversa, che è una risorsa che se il cliente decide può averla anche sulla versione da fonte rinnovabile e che comunque permette la compostabilità al 100%, ma si risparmia soprattutto una risorsa che in questo momento tecnicamente è legata ad un profilo di rischio molto elevato. Un'altra applicazione sulla quale noi puntiamo molto è quella delle plastiche biodegradabili. Una delle applicazioni più comuni è quella che noi utilizziamo quotidianamente per i sacchetti del shopper, della spesa o del frutta e verdura. Ma molti non prendono in considerazione quello che è l'inquinamento bianco da plastica all'interno dei terreni agricoli. I teli di pacciamatura generalmente sono fatti in polietilene. Così come prima l'ingegner Di Quattro raccontava che uno dei nostri mercati di elezione per il nostro sito di Pontecchio Marconi è quello legato ai teli da serra. I teli da serra hanno una shelf life media di 8 mesi, 9 mesi se non additivati. E il problema è che la plastica che viene fatta all'interno delle serre dà il problema di dire: guardate, lo smaltimento ogni 8 mesi di un telo da serra è complesso, e se la serra non è perfettamente sigillata ha un problema reale di controllo della temperatura all'interno della serra stessa. Questi additivi permettono alla plastica, invece di durare 8 mesi, di durare 3 anni, e questo permette all'agricoltore di risparmiare soldi, tempo e risorse per sostituire la plastica. Soprattutto si crea meno rifiuto plastico, che è un rifiuto classico che è destinato a discarico e incenerimento. Ma la pacciamatura è un altro tema molto importante, perché e anche qui c'è un tema di legislazione un po' complesso. La legislazione europea in questo momento discute sul fatto se queste tecnologie di pacciamatura possano essere considerate più o meno positive per l'ambiente, per il solo fatto che, dice la Commissione europea, noi possiamo andare a rimuovere, siamo tecnicamente in grado di poter rimuovere il telo dal terreno. Che significa? Che se noi abbiamo una pacciamatura in polietilene, tecnicamente siamo in grado di rimuoverla dal terreno. Bisogna levare la pacciamatura da terra, andare a raccogliere i frammenti di plastica, ma lei capisce che in un campo particolarmente esteso rimuovere tutti i rifiuti di plastica dovuti dalla raccolta agricola è veramente complesso. La pacciamatura biodegradabile che cosa permette di fare? Permette, secondo cicli ben definiti dalla ricerca
e certificati secondo uno standard che è stato rilasciato quest'anno dall'UNIEN, lo 17033, permette di poter lasciare quella plastica in terreno che entro 4 mesi dopo essere stata sarchiata diventa completamente CO2. Questo che cosa fa? Elimina un problema serio dell'inquinamento bianco, dei frammenti di plastica all'interno dei campi coltivati. Uno studio che abbiamo fatto insieme al CREA in un'azienda agricola che ha deciso di collaborare con noi su questa partita ha mostrato che oltre, come diceva lei prima, alla diminuzione del rifiuto plastico, qui la plastica ce l'abbiamo ma noi diminuiamo la quantità di rifiuto che si rigenera, diminuisce la spesa complessiva per l'agricoltore del 40%. Perché diminuisce la spesa complessiva dell'agricoltore del 40%? Perché l'agricoltore non deve lavorare tutte quelle ore per la rimozione del telo, perché il costo del telo è sostenibile, costa poco di più di un telo in polietilene normale, ma soprattutto le proprietà meccaniche non cambiano. E questo fa sì che noi forniamo nel corso del tempo delle soluzioni che permettono di poter essere utilizzate in maniera sostenibile. Mi permetta, perché questo è estremamente importante. Voi confermate che esistono già in commercio proprio, quindi assolutamente reperibili da chiunque, da una parte i teli di copertura della serra, quindi quelli che servono per isolare la serra, i teli bianchi, diciamo, sì, classici che vediamo, questi non sono biodegradabili, però durano 3 anni al posto di 8 mesi. Quindi in questo caso anche c'è un anche fino a 5, a seconda del tipo di additivo che viene utilizzato. Diciamo diverse volte di più del telo tradizionale. Dall'altro invece proprio il telo, quello che solitamente è nero, per la pacciamatura, quindi quello che si vede proprio a striscioline nel terreno, e questo invece è proprio biodegradabile, quindi può rimanere nel terreno. Direi che è un'innovazione ovviamente estremamente rilevante. Chiunque abbia girato un po' l'Italia si renderà conto di quanti ettari sono coltivati in questa maniera. E purtroppo girando per l'Italia si vedono molte serre gestite, ahimè, ai noi, non perfettamente, e quindi sia con molti residui del telo di copertura che ormai è diventato vecchio, sbrindellato, sbriciolato e lasciato alle intemperie, al vento, alla pioggia, e sia anche molti teli di pacciamatura che ugualmente rimangono nel terreno. Qui ci sono anche dei dati precisi, ci sono degli studi che sono stati fatti, e per ogni ettaro di terreno si parla di quintali di plastica che ormai è penetrata nel terreno, e quindi le conseguenze sono estremamente gravi. Per cui avere già sul mercato prodotti biodegradabili è ovviamente un enorme passo avanti. Non siete gli unici che fanno i teli di pacciamatura biodegradabili, quindi questo diciamolo, ci sono anche altri soggetti che li fanno, ma è importante ribadirlo perché molti cittadini non sanno, vedono questi teli neri. Ecco, sappiate che per esempio nella scelta dei fornitori, come diciamo moltissimo, almeno dico io molte volte, si può scegliere i prodotti alimentari da produttori che utilizzano teli di pacciamatura biodegradabili. Quindi scandalizzarsi e arrabbiarsi quando vediamo le immagini degli oceani inquinati, delle tartarughe intrappolate, eccetera eccetera, scandalizzarsi va bene, però sappiate che con le scelte di acquisto si può già fare molto la differenza. Andiamo avanti. Scusa un secondo, per aumentare questo discorso qui, teniamo presente che il riciclo di quei teli che sono fortemente inquinati da tutti i prodotti che vengono dati richiedono poi tutta una serie di lavaggi che trasferiscono l'inquinante all'acqua che richiede altri trattamenti, quindi è una cosa estremamente complicata il ciclo fisico-meccanico di questi teli. Assolutamente. Quello che noi cerchiamo di in qualche modo di rendere noto all'opinione pubblica è proprio il fatto che esistono delle tecnologie che permettono a valle di poter migliorare la performance ambientale in senso generale. Una di queste è il fatto degli additivi, perché noi lavoriamo molto e abbiamo uno stabilimento a Pontecchio Marconi che fa questo sugli additivi per le materie plastiche. Il nome additivo, plastica, chimica, di per sé a un commentatore qualunque non dà una sensazione positiva. In realtà è una contronarrazione, perché la narrazione importante è che l'additivo serve alla plastica per permettergli di durare di più e meglio.
e soprattutto per avere un impatto ambientale di molto inferiore rispetto a quella che è una plastica convenzionale. Noi adesso abbiamo utilizzato due esempi che sono un po' i più evidenti per parlare di questa tipologia di prodotti, ma altri esempi che sono nella nostra vita quotidiana, per esempio riguardano l'auto. Fino a molti anni fa era impensabile poter fare determinati componenti all'interno di un'autovettura utilizzando le materie plastiche, perché si pensava che l'acciaio e l'alluminio fossero i più resistenti, i migliori come durata, eccetera. In questo momento, che cosa aveva però come contratto? Avevamo veicoli estremamente pesanti, che inquinavano moltissimo e che avevano un impatto ambientale notevole, anche in tema di fine vita. L'utilizzo di materie compositi e poi anche delle materie plastiche che hanno determinati profili di sostenibilità di lungo periodo permettono all'industria dell'automotive di poter creare prodotti innovativi, alle volte anche a dei costi inferiori, e che abbiano un'impronta sostenibile. Non è un caso se qualche anno fa una vettura pesava 3 tonnellate e mezzo al vuoto, così come era stata creata la normativa, e adesso... Siamo molto più avanti, perché ieri eravamo con la Fiat e altre aziende parlare di riciclo, di economia circolare per l'auto, quindi temi che sono estremamente caldi nel settore auto. Lasciatemi lasciare la parola ai colleghi sull'ultima battuta sul tema dell'economia circolare. L'economia circolare molto spesso, e poi lo vedremo anche con gli esempi di cui ci racconteranno i colleghi, si basa su una dicotomia. È meglio creare prodotti che siano riciclabili sempre più spesso o è meglio creare prodotti che durino più a lungo? Non è una scelta definita. Esistono scuole di pensiero differenti, perché io posso creare un prodotto che ha delle caratteristiche intrinseche di riciclabilità lunghe volte, ma che ovviamente ha un impatto temporale inferiore, perché un prodotto riciclato generalmente ha una vita inferiore, e che comunque per poter essere riciclato, questa è una cosa molto importante da dire, per poter essere riciclato un prodotto ha bisogno poi di una altre tipologie di sostanze che vanno all'interno del ciclo di riciclo. Solo alcune filiere, come per esempio il bottle to bottle del PET, ha una tipologia di riutilizzo per lo stesso tipologia di prodotto, ma ha delle caratteristiche molto complesse. Mentre l'utilizzo di prodotti o il design di prodotti che hanno una durabilità più a lungo e permettono di essere disassemblati, riciclati per parti, possono essere anche in questo un contributo a un tipo di economia circolare che permetta sia di chiudere il cerchio come riciclo, sia di creare una vita più lunga del prodotto. Voglio tornare allo stesso prodotto. Sì, sì. Andare a fare cose sempre un po' meno. Sì, sì, che abbiano un impatto diverso. Però anche questo... Anche questi hanno un profilo ambientale che è giusto tenere in considerazione. Non esiste la scelta migliore, però sono due delle strade che possono essere più importanti. Io, se sei d'accordo, lascerei la parola a Roberta Magarotto, che è la direttrice del laboratorio di Production Development di Treviso, che le racconta invece alcune cose molto interessanti nel settore delle costruzioni, partendo da un tema che è quello del cemento, che credo sia con alcuni dati molto interessante anche da far vedere a chi ci sta seguendo in diretta. Prego Roberta. Sì, adesso ci focalizziamo un pochino più anche su quella che è l'attività di Treviso, che si occupa appunto, abbiamo sentito prima, di additivi. Abbiamo capito che è una parola che a volte viene percepita non in maniera molto positiva, ma io cercherò di farvi capire come questi additivi riescono a generare sostenibilità e valore nel mercato delle costruzioni. C'è da dire prima di tutto quello che sottolineava anche prima Maurizio, che nelle costruzioni ci sono in gioco dei volumi enormi, e quindi fare sostenibilità in questo, scusate, in questo campo vuol dire appunto riuscire ad avere dei vantaggi notevoli. Giusto per dare qualche numero, anche se pensiamo all'Italia, abbiamo per esempio più o meno negli ultimi anni abbiamo avuto 25 milioni di metri cubi prodotti all'anno, quindi vuol dire che un mezzo metro cubo a testa viene insomma in qualche modo prodotto, giusto per avere un'idea un pochino più quantitativa di quali sono i volumi in gioco. Se pensiamo al cemento, che è appunto parte del calcestruzzo, il cemento nel mondo
sono 4.500 milioni di tonnellate prodotti nel mondo. Chiaramente la maggior parte attualmente è prodotta in Cina, ma l'Europa comunque è, appunto, di conseguenza anche l'Italia, come abbiamo visto prima con i volumi di calcestruzzo, ne consuma parecchio. Il cemento per essere prodotto ha bisogno, cioè per la sua produzione, genera poi di conseguenza una certa quantità di CO2. Quindi tutto questo deve essere tenuto in considerazione, appunto volevo dare dei numeri proprio per parlare concretamente con degli esempi, con dei fatti. Di cosa stiamo parlando? Per esempio qui, questo si basa su una media di edifici, di strutture, di costruzioni, in cui vediamo più o meno la quantità, in grigio è riportato il calcestruzzo, la quantità di materiale che viene utilizzato in un edificio medio. Chiaro, sono dei dati immediati, ma giusto per avere un'idea. E qui abbiamo quello che è il global warming potential, quindi il potenziale di riscaldamento globale, abbiamo la riduzione dell'ozono e abbiamo il potenziale di acidificazione e quanto il calcestruzzo pesa in tutto questo. Solo una cosa per chi ci ascolta: il potenziale di acidificazione significa che vengono rilasciate delle sostanze che poi vanno a acidificare i mari e gli oceani, certo, con conseguenze pessime che non stiamo a spiegare. Certo. Quindi appunto noi abbiamo fatto questo studio e lo facciamo in generale su parecchie delle strutture che noi aiutiamo a costruire nel modo più sostenibile, cerchiamo di fornire anche tutti questi dati in modo che anche a chi costruisce risulti trasparente qual è l'impatto di scegliere un materiale rispetto ad un altro. Ricordo appunto che il calcestruzzo è un materiale, come abbiamo detto prima, ad alto impatto ambientale ed è, l'abbiamo detto con i numeri di prima, comunque il calcestruzzo è il materiale prodotto dall'uomo nella maggiore quantità. Quindi lavorare su questo, essere sostenibili su questo, vuol dire fare veramente dei passi avanti. Il calcestruzzo molto spesso si sente anche nell'opinione pubblica, insomma si pensa che sia cemento, sabbia, un po' di sassi più grossi e acqua. In realtà ovviamente c'è molto di più di questo e c'è molta tecnologia, non basta mettere la quantità giusta di cemento, ci vuole una capacità nel farlo, nel produrlo, ma anche nel metterlo in opera nel modo corretto, perché se non viene messo in opera nel modo corretto poi non ha la durabilità di cui parlavamo prima, non ha la qualità, la resistenza, tutte le proprietà meccaniche che di cui abbiamo bisogno. Gli additivi, quindi per venire a noi, per venire al contributo di BASF in questo campo, sono delle sostanze che ci permettono prima di tutto di produrre un calcestruzzo, quindi fin dalla fase di produzione, di produrlo con dei materiali più sostenibili. Per esempio possono essere introdotti quelli che vengono detti supplementary cementitious material, cioè dei materiali, se vogliamo, in qualche modo di scarto, delle ceneri volanti, delle loppe d'alto forno, materiali anche che altrimenti sarebbero un problema a livello di rifiuto. Si riesce a fare un calcestruzzo utilizzando gli additivi chimici che poi dà addirittura proprietà migliori rispetto a quello fatto utilizzando dei materiali tradizionali, solo sabbia, cemento e aggregati. Inoltre si riesce, e poi vedremo se abbiamo la possibilità di andare in laboratorio, vedremo sperimentalmente, si riesce a produrre un calcestruzzo che è fluido utilizzando meno acqua. Cosa vuol dire utilizzare meno acqua? Vuol dire nella riuscire ad avere una lavorazione facile anche per chi lo mette in opera e avere maggiore durabilità, perché l'acqua, più acqua in calcestruzzo, vuol dire avere delle resistenze meccaniche inferiori. Quindi noi
attraverso i nostri additivi riusciamo a costruire delle, delle strutture in calcestruzzo che sono appunto più, più performanti in generale e anche più durevoli. Messa in opera, si diceva, un altro diciamo purtroppo nell'industria delle costruzioni, anche la manodopera, si parlava prima che scarseggiano i tecnici, scarseggiano anche appunto operatori nel campo delle costruzioni, a volte non hanno l'esperienza, a volte manca anche la capacità di comunicazione, la lingua in cui proprio comunicare, lavorare nei cantieri. E quindi cosa succede? Che la messa in opera, per esempio, più diventa automatica, se vogliamo, più siamo sicuri, più garantiamo una struttura durevole. Per mettere in opera il calcestruzzo, se non lo si fa sufficientemente fluido, se non si utilizzano appunto questi additivi chimici, avrebbe bisogno di una vibrazione veramente molto potente, cosa che sappiamo, magari ad inizio giornata un operaio può aver la voglia di farlo, magari verso fine giornata un po' meno, e quindi noi ci ritroviamo che, pur avendo prodotto un calcestruzzo perfetto magari in impianto, poi lo andiamo a mettere in una struttura e non viene come dovrebbe essere, perché non viene vibrato, e quindi si creano delle zone di disomogeneità, si trovano delle strutture poi che non sono appunto performanti e soprattutto durevoli. Scusi, prego. Sono andato a vedere in internet cosa significa reologia. Ma vogliamo fluidità, dire... fluidità, diciamo più la fluidità, il modo di scorrere. Proprio la scorrevolezza del calcestruzzo. Il calcestruzzo nasce fresco, non indurito come noi lo conosciamo magari dalle strutture intorno a noi. Il calcestruzzo viene prodotto in una maniera, sembra quasi una pasta fluida che deve essere versata, diciamo facciamo un budino, lo buttiamo dentro a dei casseri, e quanto più scorre facilmente e senza necessità di vibrazione, tanto meglio si distribuisce nello stampo, e quindi riusciamo a creare appunto una struttura che ha pochi difetti o zero difetti, ancora meglio. Quindi in questo modo, questa è una cosa importante. Abbiamo anche la maturazione, poi vedremo, magari scorriamo alle prossime slide, dove vedremo degli esempi ancora più concreti. Qui appunto abbiamo detto che abbiamo già sottolineato la questione della CO2 e tutto anche un risparmio energetico che noi possiamo fare utilizzando gli additivi per produrre un calcestruzzo magari con materiali più di scarto piuttosto che totalmente vergini. Alcuni esempi, magari faccio un inciso anche non solo sulla sostenibilità ma anche sulla sicurezza e sulla salute in questo mondo delle costruzioni. Parlavamo prima di facilitare la posa in opera. La posa in opera, dicevamo, per renderla in qualche modo, per rendere il manufatto durevole, se io riesco a fare un calcestruzzo fluido allo stato fresco, riesco appunto a metterlo dentro e ottenere una struttura che è totalmente durevole. Ma oltre a ciò, se io lo faccio molto fluido, e si parla di calcestruzzo autocompattante, che non necessita di vibrazione o si riduce molto la vibrazione per la messa in opera, si diminuiscono anche problemi di salute dei lavoratori. C'è una malattia professionale riconosciuta che è il White Finger Disease, che deriva dal fatto che magari un operaio sta per 8 ore al giorno con un vibratore di una certa potenza. Quindi con questa tecnologia si può evitare ovviamente di esporre anche a questo rischio il lavoratore, oltre a ridurre o eliminare completamente un rischio a rumore, perché la vibrazione, ovviamente tutti sappiamo quanto rumoroso sia un cantiere. Certo, non possiamo con questa tecnologia eliminare completamente il rumore, ma tutto ciò che viene dal rumore, dalla vibrazione, può essere sicuramente ridotto se non eliminato.
Parlavamo anche di additivi che servono per velocizzare la maturazione, a volte per creare, per produrre quelle grosse trave che vediamo trasportate magari con trasporti eccezionali, viene impiegato del vapore per accelerare l'indurimento e con gli additivi riusciamo a eliminare o almeno a ridurre il consumo del vapore per l'accelerazione della maturazione. Parlavamo appunto di durabilità, qui c'è qualche c'è una foto che mette in evidenza, ci possono essere veramente dei fori, delle crepe quando non viene messo in opera correttamente perché magari non sufficientemente fluido. Vedremo dopo, ecco. Questo è il Green Sense, noi abbiamo un concetto, una tecnologia che è appunto denominata Green Sense, dove cerchiamo di minimizzare l'utilizzo di materiali e il relativo impatto a livello di CO2, cercando appunto di ottimizzare il mix e utilizzando quindi quelli che vengono definiti i leganti, cioè ciò che poi va a creare questo impasto che lega la sabbia e gli aggregati. E un esempio, molti esempi ci sono a New York, il One World Trade Center è stato poi costruito con questa tecnologia. Qui vediamo alcuni numeri dove appunto con questa tecnologia riusciamo a sostituire il 78% del cemento con materiali di riciclo, abbiamo un 26% di energia in meno impiegata in medio e vedete che c'è quasi un 50% di risparmio di CO2. Questo è una media di esempi appunto. E passando poi ad un'applicazione che potrebbe essere più italiana, se vogliamo, nel senso che di One World Trade Center finora qui in Italia non ne abbiamo, però per esempio abbiamo tanti capannoni. Allora qui vorrei magari fare un esempio sulla possibilità di utilizzare un materiale che viene detto Ultra High Performance Concrete, che anche qui necessita di chimica, necessita di additivi, necessita di fibre plastiche, necessita insomma di una certa quantità di chimica, ma permette, vabbè, innanzitutto è bello, è un materiale che quasi è come il marmo e quindi permette anche agli architetti di utilizzare tutta la loro creatività, di sbizzarrirsi anche in strutture molto belle come possono essere queste. Ma restando più con i piedi per terra, appunto ogni giorno non è che possiamo costruire cose particolarmente di valore estetico particolarmente elevato, ma magari più spesso ci troviamo a dover costruire i capannoni e magari farlo anche in una maniera economica, conveniente, soprattutto in un periodo come questo dove ancora un po' di crisi si può sentire. Quindi con questo materiale abbiamo fatto un confronto, questo TVC è il calcestruzzo tradizionale vibrato, cioè un calcestruzzo più standard che ha meno additivi chimici, e questo invece è l'UHPC. Molto spesso i clienti, gli utilizzatori si fermano al costo al chilo e lì si blocca tutto, ma in un'ottica di costo di struttura e di sostenibilità e di durabilità le cose cambiano, perché se io guardo l'edificio nel suo complesso quanto mi costa, con questa tecnologia riesco a risparmiare il 30%. Perché ne uso di meno e qui viene meno energia per costruirlo, meno ore di lavoro. Esattamente, e qui appunto è la chiave, perché qui io costruisco con meno, con circa il 55% dei materiali. Cosa vuol dire? Per ritornare al discorso di prima, è vero, posso fare delle cose che si riciclano, ma posso fare anche utilizzare delle tecnologie che mi permettono proprio di consumare meno i materiali, quindi non devo più aprire cave nuove, non devo scavare quelle che ho,
utilizzo meno materiali in generale. Per darvi un'idea, con questa tecnologia, se una struttura in calcestruzzo tradizionale deve essere spessa 25 cm, con questa tecnologia riduco lo spessore a 10. Quindi vuol dire che è anche migliore e la durabilità è soprattutto migliore. Scusate, faccio un'altra domanda da cittadino normale. Stiamo parlando di un cemento che ha molti additivi chimici che consentono tutta questa serie di qualità ottimali, insomma superiori. Però questi additivi chimici a fine vita che fine fanno? Sono pericolosi? Vengono riciclati? Perché ovviamente io cittadino, quando sento parlare di additivi chimici, naturalmente ho qualche preoccupazione, quindi vorrei capire a fine vita che fine fanno. Allora, innanzitutto qui c'è un calcolo, già fatto una collaborazione con il Politecnico di Milano in questo caso, dove siamo andati a vedere proprio anche l'impatto ambientale in generale la struttura costruita in calcestruzzo tradizionale con quello nuovo, e vediamo che anche qui c'è un vantaggio a livello di sostenibilità. Per quanto riguarda gli additivi, intanto lo vedremo in laboratorio, sono in una quantità quasi infinitesimale rispetto alla quantità del calcestruzzo. Se su un metro cubo di calcestruzzo che più o meno pesa 2400 kg, di additivi stiamo parlando di metterne 3-4 litri, giusto per dare un ordine di grandezza. E comunque sono additivi che possono essere poi totalmente riciclati, perché con il calcestruzzo che ne risulta si possono fare degli aggregati di riciclo, quindi può essere frantumato e riutilizzato per fare del calcestruzzo appunto anche tradizionale, quindi possono essere riutilizzati completamente. Ma durante la vita invece attiva dell'edificio c'è qualche pericolo di rilascio? No, queste sono prove di lisciviazione che vengono fatte regolarmente. Soprattutto questo calcestruzzo è più impermeabile, ha sicuramente una capacità di ritenzione di tutto quello che viene messo dentro nella fase di impasto, che è molto superiore anche ad un calcestruzzo tradizionale, perché è un calcestruzzo totalmente impermeabile, compattato. Poi molti di questi si legano chimicamente, sì, con il calcestruzzo, certo. Che agiscono. Sì. Bene, questi erano degli esempi così un po' anche numerici. Grazie a Roberta. Io a questo punto lascerei la parola a Moreno Bonaldo, che invece in chiusura, prima di lasciare eventualmente spazio alle altre domande che possono sorgere prima della chiusura, ci racconta un progetto molto interessante che ha svolto insieme al suo team qui a Treviso per misurare appunto la carbon footprint di alcuni prodotti che vengono fatti qui proprio a Treviso. È molto interessante, sì, specialmente riguardo ai risultati, che è difficilmente pensabile senza andarci a vedere, certo, dentro per bene. Allora, come avete sentito, noi qui produciamo additivi, produciamo anche malte per ripristino di strutture, quindi basate sul cemento. Queste sono principalmente costituite da cemento più sabbia più altri additivi. In questo caso si è cercato di andare a valutare quelli che possono essere, che ho già nominato anche Roberta, quelli che sono i materiali cementizi supplementari, quindi materiali che in genere sono di scarto, vengono buttati via, per vedere se riusciamo a riutilizzarli nei nostri prodotti. Questo, vedete, lo screening che è stato fatto all'inizio fra tutti i vari materiali. Alla fine della serie di prove che sono state fatte si è individuato come possibile candidato queste polveri al taglio di una roccia naturale un po' particolare. Questo tipo di studio è stato poi portato avanti e ha dato siamo riusciti a formulare due prodotti e introdurli nel mercato. Come vedete, è un sottoprodotto in polvere che viene dal taglio delle tegole mattonelle. Questo prodotto qui, chiaramente, era questa materia prima di scarto, era usata come riempitivo, e noi siamo riusciti a nobilitarne l'uso utilizzandolo nei nostri prodotti. Su questa attività
si è fatto tutto un lavoro di valutazione di quello che è il vantaggio ambientale nell'utilizzare questo materiale, quindi partendo dai parametri quelli classici che sono dal fornitore, al produttore e al cliente. Quindi per ogni step di utilizzo di questi materiali si è andato a valutare qual è l'impatto ambientale, quindi l'impronta climatica del prodotto che noi andavamo a utilizzare. In particolare, nel nostro caso, noi abbiamo avuto, grazie all'utilizzo di questo materiale, una riduzione sensibile dell'impiego di cemento. Cioè, nel nostro prodotto, se c'era, diciamo, un 50% di cemento al suo interno, siamo riusciti a diminuirlo del 15%. 15%, questo cosa significa questo? Che in realtà noi abbiamo ridotto la quantità di CO2 che è necessaria per formulare questo materiale. Come abbiamo sentito prima, la produzione di cemento produce una quantità di CO2 elevatissima. Quindi una riduzione semplicemente del 15% di questo materiale ha portato a una riduzione molto sensibile delle CO2, della CO2 che viene emessa, quindi circa 1000 tonnellate all'anno. Chiaramente questi numeri dipendono dai volumi di produzione di questo materiale. Nel nostro caso abbiamo mirato questa attività di ricerca sui top seller, sui prodotti che vendevamo di più, per riuscire ad avere un margine di miglioramento maggiore. Quindi questo è stato l'effetto sull'ambiente che è stato valutato, ma non ci siamo fermati solo a questo, perché questo sia sostenibile. Poi non è che basti in un certo senso avere un vantaggio ambientale. Siamo riusciti, grazie a questo, all'impiego di questo prodotto, come ho detto, ridurre il 15% del cemento, ma anche di ridurre quello che è l'impiego dei filler. Le sabbie che noi utilizziamo nei nostri prodotti sono sabbie di, mi viene da dire, alta qualità, sono sabbie di fiume lavate, essiccate, che vengono da distante. L'impiego di un filler di questo tipo, che viene più vicino da un materiale di scarto, ha ridotto anche questo tipo di consumo, quindi essendo più vicino a noi è quasi, non dico a chilometro zero, ma praticamente è così. Oltre a questo, chiaramente, questi sono prodotti che hanno una caratteristica strutturale, vengono impiegati viadotti per ancorare macchine, quindi sono tecnologicamente avanzati ed è molto importante anche la parte tecnologica. Grazie a questo non si è solo, diciamo, migliorato l'aspetto economico e ambientale, ma si sono migliorate anche le prestazioni del prodotto. Quindi, come dicevamo prima, si è migliorato il mantenimento e la lavorabilità. Quindi questo prodotto consente di essere trasportato e mosso all'interno dei casseri con maggiore facilità, e questo è un vantaggio tecnologico. Sono aumentate anche le resistenze meccaniche grazie a delle caratteristiche intrinseche di questo materiale che magari prima non erano così provate, e si è diminuita quello che è il ritiro igrometrico. Quando si mette il cemento all'interno del manufatto, bene o male questo reagisce con l'acqua e c'è una riduzione, una contrazione delle dimensioni del manufatto. Questa contrazione delle dimensioni porta con sé delle fessurazioni che poi consentono agli agenti atmosferici di penetrare il calcestruzzo e quindi di sgregarlo. Quindi questo, alla fine, l'impatto che si ha su tutto è sulla durabilità dell'intervento. Quindi utilizzando questo materiale, alla fine, quello che noi andiamo a riparare, ripristinare, costruire, dura nel più nel tempo, con tutti questi vantaggi che vi ho detto. Questo sostanzialmente a grandi linee è quanto è stato fatto su questo materiale. Ci sono altri esempi, però questo è quello forse più significativo, in cui il calcolo è stato fatto in maniera più accurata e con un impatto maggiore al nostro lavoro. Perfetto. Questo. Grazie mille. Grazie anche a te, Moreno. E, bene, due parole per riassumere, prima di lasciare una fase eventualmente a domande che possono sorgere da parte vostra. Come vi dicevamo prima, come lei Presidente poi ha introdotto durante la sua introduzione, l'esperienza che BASF mette quotidianamente nelle sue attività è un po' nello spirito di quella che è la sua strategia, cioè creiamo chimica per un futuro sostenibile. Questo lo facciamo consci del fatto che la sostenibilità non è una parola vaga, ma è qualcosa che attraverso i comportamenti che noi attuiamo tutti i giorni all'interno dell'azienda e attraverso le innovazioni che cerchiamo, come dicevamo prima, di creare su scala industriale e rendere disponibili ai nostri clienti, al pubblico
nella maniera più semplice possibile, facciamo sì che queste cose in qualche modo possano avvenire. Per far questo è importante tenere in considerazione un dato, ovvero che la chimica è un'industria cosiddetta di infrastruttura, cioè serve a creare tutte quelle materie prime e quei prodotti intermedi che servono poi ai prodotti quotidiani per poter esistere. Questo è importante farlo anche attraverso attività come la sua visita di oggi, di cui noi le siamo grati per averci dato la possibilità di discuterne, ma soprattutto anche facendo attività di informazione che noi stiamo facendo sia nei confronti dei decisori pubblici sia delle realtà in cui viviamo, proprio per spiegare l'importanza della chimica nella vita di tutti i giorni. Credo che l'esempio del calcestruzzo e delle attività relative al cemento che i colleghi ci hanno fatti, anche dandoci degli esempi molto semplici, come per esempio il fatto che il calcestruzzo sia il materiale più prodotto in quantità dell'uomo a livello mondiale, siano informazioni che possono aver interessato anche chi ci sta seguendo in questa diretta. E quello che noi ci aspettiamo da parte delle istituzioni è di poter continuare in qualche modo a dialogare da questo punto di vista in maniera trasparente, cioè avendo la possibilità di poter raccontare quelle che sono le innovazioni, che così come noi anche altre aziende fanno, e soprattutto di poter mantenere un approccio basato sulla scienza nel momento in cui l'approccio dell'autorità che fornisce anche determinati dati a supporto di queste attività e decisioni è sinonimo di serietà e garanzia che quello che facciamo è effettivamente così come lo stiamo raccontando. In questo noi siamo molto felici anche di poter avere relazioni con le realtà e autorità territoriali che ci ospitano, perché, e per toccare anche un punto di politica industriale, lei in qualche modo faceva riferimento alla possibilità di fare investimenti in un territorio. Il fare investimenti in un territorio molto spesso è legato anche alla possibilità che le aziende hanno di poter avere un rapporto alla pari con le autorità e di poter avere accesso a un dialogo con le autorità. Ci troviamo in realtà dove in Italia non a tutte le latitudini questo è possibile, con le stesse tempistiche. Le multinazionali giocano una partita prima interna che esterna sotto alcuni aspetti, per vincere la concorrenza di stabilimenti che sono del nostro gruppo in altri paesi, per attrarre investimenti, e speriamo che l'apporto che la politica può dare all'industria come la nostra, che insistono in un paese come quello in cui siamo, sia nel senso di avere un dialogo franco e costruttivo e di poter garantire anche tempi certi per gli investimenti, che siano ovviamente a salvaguardia dell'ambiente, a salvaguardia delle persone, e permettano un'espansione industriale. Quindi nel frattempo la ringrazio, e se ci sono altre domande prima del giro di stabilimento siamo a disposizione. Sì, allora ringrazio voi per la disponibilità. Naturalmente, se il professore di chimica, di ingegneria chimica ha delle domande, ovviamente lui è esperto in materia, le può fare direttamente. Io però approfitto per dire a tutto il pubblico, anche chi guarderà in differita, che i responsabili gli do, diciamo, i compiti per casa, nel senso, guardatevi le domande che vi verranno eventualmente fatte nei commenti, per cui se qualcuno di voi ha delle domande precise su quello che hanno spiegato, sui loro programmi eccetera, fate pure queste domande tranquillamente tra i commenti e i signori si prendono l'incarico di rispondervi direttamente. Una cosa ci tenevo a specificarla, tranquillamente potete cercare in internet la differenza tra chimica sostenibile e chimica verde. Ora, noi come movimento politico ovviamente puntiamo alla chimica verde, che è il massimo risultato possibile, però la chimica sostenibile è già un buon passo avanti, perché come dice il termine, chimica sostenibile. Potete tranquillamente trovare su internet i 12 principi su cui si fonda appunto la chimica sostenibile, quindi ridurre gli inquinamenti, minimizzare le materie prime, tutte cose, diciamo, di buon senso per far sì che la chimica sia appunto maggiormente sostenibile. Mentre il massimo risultato possibile, quindi quello a cui mirerà il Movimento 5 Stelle, sarà arrivare progressivamente alla chimica verde. L'esempio è, l'abbiamo fatto, quello dei teli di pacciamatura, diciamo che sarebbe completamente chimica verde se anche il materiale di partenza fosse biomassa, non petrolio, in buona sostanza. Siamo
compound di percentuali un po'. E comunque sappiamo già che è solo una questione, diciamo così, di costi, perché teoricamente, professore, si può fare sì. Tutta la chimica, teoricamente si può fare verde e si stanno muovendo. Io non mi spiego così tanto, è una grossa. No, mi spingo, si potrà fare forse in tempi non così. Mi spingo io perché mi hanno spiegato che comunque i componenti di base si possono ottenere comunque da biomasse vegetali. I chemical building blocks sono tre benzene, propilene, da cui si ottiene. I building blocks, tre building blocks. Con 3-4 componenti si costruisce tutto. Ribadiamo che se andiamo su paesi tipo Canada, paesi scandinavi, con base lignina, quindi legno, scarti di legno, stanno facendo plastiche, stanno facendo combustibili per aeroplani. Le quantità in gioco sono ancora sproporzionate. Ok. Quindi per sopperire a tutto il petrolio o componente che si usa per fare la chimica, siamo ancora lontani da queste componenti. Ci vorrà un po' di tempo per trovare risorse nuove. No, ma infatti stiamo dicendo è un processo graduale che richiederà un po' di tempo. Però per esempio a livello di biomassa legnosa abbiamo quantità molto importanti, a disposizione. Ieri ho fatto un altro breve video in cui raccontavo che sono venuti a trovarmi le associazioni del mondo, diciamo così, delle biomasse legnose, che lamentano il fatto, e mi sono preso l'impegno di cercare di risolverlo il prima possibile, che gli sfalci di potatura urbani, che i rifiuti, gli sfalci boschivi, gli sfalci per esempio che ci sono nei torrenti, nei fiumi, che poi vanno a bloccare, si formano agglomerati che bloccano ponti, diciamo il corso d'acqua stesso, questi sono ancora considerati rifiuti speciali e quindi è molto difficile trattarli. Quindi diciamo che sul fronte delle biomasse legnose abbiamo grosse potenzialità in avanti. Per cui ribadisco, in merito agli argomenti trattati, se avete domande precise potete farle, io penso che sia interesse anche della società rispondere a ogni dubbio, ogni cosa che possa venire, ogni domanda che possa venire espressa. Per cui se non ci sono... Volevo dire una cosa, che la loro tecnologia relativa ai superfluidificanti, sembra così adesso, detta così, in realtà c'è un know-how dietro che è tecnologico, che è veramente fortissimo, che ha richiesto anni, li conosco da anni. Quindi dietro questi materiali loro hanno una tecnologia, e la vedo più dal punto di vista accademico, forse di scienza, è veramente importante, che non hanno tutti. L'ultimo lavoro che abbiamo discusso con l'ingegnere Grigoletto, che c'era una chimica veramente complessissima per fare questi materiali, che però danno una vita, permettono il trasporto del cemento, permettono una fluidificazione, un impaccamento, cioè danno dei vantaggi. Quindi sempre bisogna valutare i pro e i contro di tutte queste cose, quindi certo, prendono dei vantaggi enormi. Ovviamente noi siamo qui non tanto, diciamo, per lodare i progressi raggiunti, ma quanto per spronarli a fare ancora di più, molto di più, visto che appunto parliamo di un settore che afferisce la quasi totalità della nostra vita quotidiana, e quindi è importantissimo che si vada progressivamente verso, diciamo così, l'impatto zero, il famigerato impatto zero, quantomeno un equilibrio, perché impatto zero diciamo che forse anche teoricamente impossibile, ma una compensazione con... Lo zero, esatto, è difficile. Zero è difficilino. Tendente a zero. Tendente a zero. Bene, io ringrazio nuovamente l'azienda per averci ospitato in questa sede, e noi come movimento proseguiremo con altre visite, perché il messaggio, ribadisco, è semplice, è quello di far capire a tutti che vogliamo puntare a una maggiore sostenibilità, vogliamo concretizzare quello che è un principio di buon senso, nonché direttiva europea, quindi chi inquina paghi. Questo in tutti i settori. In tutti i settori si dovrà agire con una leva fiscale che vada a premiare chi produce in maniera pulita, ovviamente disincentivando, punendo, facendo pagare quindi chi invece produce in maniera più sporca. Quindi detto questo, grazie a tutti e buon weekend a tutti. Grazie. Grazie a voi.